Don Rodrigo ha incontrato Lucia per le vie del paese e ha scommesso con il cugino Attilio che la ragazza sarebbe stata sua. Per questo ha inviato i bravi da Don Apo. Per questo ha inviato i bravi da Don Abbondio. Ma tu lo comandi il tuo mondo. Tu sei figlio della polizia militarmente organizzata. E porti calendari a Natale alla donnina. Guarda quanto siamo belli noi gerarchi. Che maltrattiamo i nostri dipendenti. Che però sono sempre sorridenti. E anche loro porteranno i calendari alle nonnine a Natale. Guarda come siamo vestiti bene. Come gli ufficiali. Maresciallo, mi voglio sposare. A gente questo matrimonio non sa da fare. Evviva la polizia militarmente organizzata. Don Rodrigo e Fran Cristoforo si incontrano per la prima volta quando il frate si reca nel suo palazzo per distoglierlo dal suo proposito di impedire il matrimonio. Arriverà il giorno. Il giorno in cui le vostre macchine saranno incendiate e le vostre divise strappate, le vostre legioni distituite e le vostre bandiere calpestate. Il popolo sovrano. Il popolo sovrano. Questo matrimonio non sa da farsi. In quanto a voi, sentite bene quello che io vi prometto. È così. Verrà un giorno. No, il calendario no, ti prego, guarda, quest'anno ti prego, no, non lo comprare. Non lo comprare quel calendario. Non lo comprare quel calendario. Prevalere sugli altri con la violenza. Tradimento. Prevalere sugli altri con la violenza. L'ha giurato alla bandiera, lo ha giurato. Lo ha giurato alla bandiera della polizia militarmente organizzata. Le sue parole sono violente. Tu hai giurato che il calendario lo avresti comprato. Le sue parole sono violente e tendono a ferire. Mentre Fra Cristoforo spera di redimerlo. Il nobile che reputa ogni cosa o persona con cui entra in contatto come suo, come suo, come suo, come suo. Come suo.